Partiamo da lui, come Leonardo riporta nelle sue opere la sezione aurea. Questo è il ritratto più conosciuto e famoso di Leonardo, e questa è una delle sue opere più conosciute, appunto l'Uomo Vitruviano. Ricordo che Vitruvio fu un grandissimo architetto del primo secolo d.C. E in questa, nell'Uomo Vitruviano, come ben vedete, Leonardo riporta il corpo umano tutto in proporzione aurea. Il disegno dell'Uomo Vitruviano è anche la quadratura del cerchio. Ma nelle opere, praticamente in quasi tutte le opere di Leonardo, ritroviamo la proporzione divina. Ad esempio, nell'Ultima Cena, Cristo, che è appunto la divinità, è inserito in un rettangolo aureo, cioè in un rettangolo divino, ma anche opere minori, come ad esempio la Donna Scapigliata, è inserita perfettamente in un triangolo aureo, e vedete la testa inclinata secondo la diagonale della sezione maggiore della proporzione aurea. Ma l'opera più famosa di Leonardo stesso, e cioè la Gioconda, come vedete, rispetta perfettamente le proporzioni auree ed inserita nell'intersezione delle due mani al polso, inserita in un rettangolo aureo. Ma ovviamente non è solo Leonardo da Vinci che ha questa conoscenza, ma anche altri grandi artisti del passato. Faccio una brevissima carrellata, ve ne mostro solo alcuni. Un'altra opera famosissima che tutti conoscete è la Pietà di Michelangelo, ed è anch'essa, vedete, inserita in un triangolo aureo. Sempre lo stesso Michelangelo, abbiamo la Sacra Famiglia, che è inserita in un pentagramma aureo. Raffaello Sanzio, la Crocifissione, vedete la disposizione delle figure principali con Cristo, che è la divinità, al vertice del triangolo aureo, ma dopo Cristo stesso è inserito, come vedete, in proporzione aurea rispetto al pentagramma aureo. Quindi gli artisti del passato conoscevano benissimo questa proporzione. Altra opera famosissima, la Venere di Botticelli, vedete, con al centro l'ombelico, che è virtualmente ritenuto il centro del corpo, abbiamo il rettangolo aureo che parte appunto da un segmento aureo. Termino con un artista più recente, relativamente, l'autoritratto di Rembrandt, anch'esso, vedete, è inserito in un triangolo con proporzioni auree.